Le agenzie di affittacamere a Londra, quale grande spauracchio! Chissà da che mondo è mondo che ci sta speculazione, soprattutto nell'ambito immobiliare a Londra. Io con cognizione di causa posso dire la mia, in quanto anche io ho un'attività di gestione immobiliare, di intermediazione immobiliare. Quando ho aperto la mia attività avevo in effetti notato che c'era un'altissima speculazione in questo settore, ragion per cui avevo deciso di fare un qualcosa che si diversificasse assolutamente da tutto il resto delle agenzie. Infatti la mia attività non è certo un'agenzia immobiliare. È altrettanto vero che ci sono tantissimi abusivi, tantissime agenzie che speculano non solo sul mercato immobiliare, ma si concentrano soprattutto sui sogni e le false illusioni che possono derivare dalla poca esperienza dei ragazzi che vengono a Londra. Per questo motivo io ho aperto un blog, da tanti anni faccio video su YouTube, cerco in tutti i modi di aiutare i ragazzi ad aprire gli occhi. Non aspettatevi che un'agenzia vi aiuti. È difficilissimo trovarlo. Ovviamente Living London Way è un caso diverso, infatti non abbiamo le terre spasso solo, per intenderci, non siamo diventati ricchissimi a scapito ovviamente dei nostri interessi prettamente economici, è logico, ma abbiamo puntato alla crescita della nostra reputazione. Non è un caso infatti che si parla solo ed esclusivamente bene, fortunatamente, di Living London Way, almeno per il momento. È chiaro, magari ci può essere qualcuno che può essere stato meno contento di qualcun altro, ma in una percentuale, se l'1% magari non è contento, ci sta. Diffidate da chi invece ha sempre solo commenti positivi, perché molto probabilmente stanno dicendo una bugia, hanno inventato i feedback. Invece noi abbiamo basato tutto su questo, sulla crescita professionale e di notorietà sul web. Ci sono agenzie di cui io non faccio nomi, ma sono famosissime a Londra, tra l'altro molte sono state anche sovvenzionate da partiti politici eccetera eccetera, quindi sono indistruttibili. Queste agenzie ovviamente fanno il cazzo che gli pare, fanno quello che vogliono, se sono agenzie. Addirittura ci sono moltissimi abusivi, ci sono persone che si inventano mediatori immobiliari, si inventano proprio il lavoro, ma in una maniera abusiva, non versano tasse, non essendo registrate per esempio alla Camera di Commercio eccetera eccetera eccetera. Voi che garanzia potreste avere con persone che non appartengono a nessuna agenzia? C'è un modo per scoprire se sono abusivi oppure no. Basta che vi collegate sul sito della Camera di Commercio inglese, inserite il nome dell'azienda e vi uscirà la corporation tax, se versano le tasse, quanto dichiarano e tutto. Dico questo perché io sono stato il primo, quando sono andato a Londra, a controllare tutte queste cose per sapere se effettivamente mi stavano per tirare una sola oppure no. Addirittura ci sono degli strumenti per poter capire se il sito internet è registrato da qualcuno, se è fatto da solo, ma ovviamente non parliamo di questo perché queste sono cose da fricchettoni. Quindi, quando vi affidate a un'agenzia, concepite sempre solo questo, cioè capite sempre solo questo: state pagando un'intermediazione, state pagando un servizio che necessariamente ha un costo. Non è detto che però questi siano soldi buttati, assolutamente. Perché? Perché sono dei soldi che voi state dando a delle persone che hanno determinate competenze, a patto che ce le abbiano. È molto importante questo, quindi voi questo dovete capire. Cioè, se voi non parlate in inglese magari e non avete determinate garanzie per potervi permettere di prendere in affitto un'intera casa, ve lo assicuro che se non avete un contratto a tempo indeterminato da almeno un anno con una busta paga molto alta, nessun proprietario di casa, a meno che non sia anche lui un evasore, non vi affitterà mai nulla. Quindi se vi mancano queste caratteristiche, necessariamente dovete affidarvi a un'agenzia, degli intermediatori, ma che siano registrati. Questa è la cosa più importante in assoluto. Siano delle persone competenti, non delle persone che non vi fanno dei contratti o che ve li fanno fasulli o che spariscono con i vostri soldi, anche perché magari voi, attenzione a chi vi fa dei prezzi troppo bassi, ve lo schioppano dietro. E non mi conviene, perché avete perso a Filippo Panari. Dopodiché dovete comunque andare da quelli che sono più seri, che si fanno ovviamente pagare. Pensateci.